Quanti di voi conoscono le origini di Curon e la leggenda del suo campanile? Se state guardando questo video è perché anche voi siete stati colpiti da questo piccolo paese, dalla storia così particolare. Curon Venosta è un piccolo paesino in Alto Adige, costruito sulle rive del lago Resia. Lo stesso lago Resia è custode di un fatto davvero inusuale. Dalle sue acque emerge solitario, maestoso ed enigmatico un campanile. Il paese di Curon prima era costruito proprio lì, intorno al suo simbolo. Poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, fu deciso di realizzare un lago artificiale con l'idea di sfruttarne il bacino per l'energia idroelettrica. Per questo, con pochissimo preavviso, vennero evacuate le famiglie e il paese raso al suolo. Non se la sentirono però di abbattere quel meraviglioso campanile del 1335, probabilmente pensando che lo avrebbe fatto l'acqua. Così, giusto il tempo di privarlo delle campane e allagare tutto. Ed ecco il lago di Resia. Il paese è quindi stato ricostruito sulle rive del lago e grazie all'impegno dei suoi abitanti e al suo caratteristico campanile è anche diventato una gettonatissima meta turistica invernale. Ma ogni luogo nasconde un segreto sotto la superficie. E se si decide di scavare, bisogna essere pronti ad affrontare i demoni del proprio passato. Anche qui a Curon, proprio sotto la superficie, si nasconde una leggenda inquietante. Tra gli abitanti del paese c'è chi giura di aver sentito, durante le gelide notti d'inverno, le campane suonare. Ma non c'è niente di festoso in tutto questo. Infatti, la leggenda racconta che chi le sente suonare sta per andare incontro alla morte. Semplice superstizione o una terrificante verità? Nessuno conosce con esattezza i segreti del campanile di Curon. Comunque, resta una certezza. A chiunque di voi avrà il coraggio di guardare la serie, nessuna campana suonerà più come prima.